Buonasera a tutti, si dà il via davvero a questo palio molto atteso ormai da anni per via di tutte le vicissitudini, però ce l'abbiamo fatta, siamo qui con tutti voi per davvero fare questa disfida fra i quattro rioni e cogliamo l'occasione in questo momento di premiare tre persone a cui teniamo molto. La prima è Marco Cesari, nuovo campione europeo nel 2023. Bravo, è un orgoglio del paese di Serravalle, anno scorso campione mondiale, quest'anno campione europeo. Passiamo a due premiazioni e poi iniziamo il tutto con Marco che farà da speaker. Sono due premiazioni a cui teniamo molto perché sono la storia del palio e vogliamo premiare, per ricordare questo, Milena del Cittadino, grazie, e Luciano Muroni, detto Watson. E quest'altra a Luciano Muroni, davvero la storia del palio. Grazie a voi che siamo qui davvero stasera per rifare queste cose. Grazie davvero. Buonasera, siamo a Serravalle Borgo dove ci sarà tra poco, prenderà inizio il torneo dei rioni degli arcieri. Non poteva esserci un testimonial migliore di un campione non soltanto mondiale ma anche europeo, è una cosa che è successo da pochi giorni, vero Marco Cesari? Sì, il 14 d'agosto ho vinto gli europei di tiro con l'arco sulla sagoma dell'HDH in Romania ad Alba Iulia. In quanti partecipanti di nazioni eravate? Sarà circa 500 persone divise sulle varie tipologie d'arco. Ma lei sa abituando un pochino male ai cittadini di Serravalle più stessi, perché titolo mondiale, titolo europeo, il prossimo sarà interplanetario. Si spera, non mettiamo mai freno alla provvidenza. Com'è avvenuta la gara? Ci sono state delle selezioni, parlo del titolo europeo, delle semifinali, delle finali? La gara consisteva in tre giorni di gara su tre percorsi diversi, uno fatto intorno alle mura della città di Alba Iulia e due fatto sui Carpazi, che erano due percorsi molto tecnici e tosti, mentre quello intorno alla città era un percorso pianeggiante, tutto anche quello bello complicato perché era tutto piano, quindi non è un tiro a cui io sono abituato. E si ricorderà bene il punteggio finale suo e degli avversari? Io ho fatto 511 punti, Yannick che è arrivato secondo, 406 se non mi ricordo male, il terzo scusami ma non me lo ricordo per davvero. Insomma il personaggio da battere è questo Cesare di Serravalle Pistoiese. Si spera, si spera che continui così. E il prossimo obiettivo? Il prossimo obiettivo è ci sarà i campioni italiani il 22-23 di settembre a Castiglione della Pescaia, è il prossimo obiettivo che ho. Ecco, alle sue spalle ci sono delle sagome, e ci può spiegare per i nostri spettatori cosa sta per avvenire? Qui si sta per svolgere ora il Palio dei Rioni, la 28esima edizione, perché abbiamo avuto due anni di blocco dovuti al Covid, come tutte le manifestazioni, e si ricomincia quest'anno. Si affronteranno i quattro rioni del paese, quindi Serravalle, Castellina, Ponte e Masotti. Verrà assegnato a ogni rione un paglione, i punteggi fattibili vanno da 3 a 1 e niente, buona fortuna ai rioni. Ma lei per ottenere questi risultati dovrà fare degli allenamenti e quindi dovrà sottrarre tempo al lavoro e alla famiglia? Più che altro lo devo sottrarre alla famiglia, il lavoro purtroppo viene avanti, purtroppo fortunatamente viene avanti a tutto, quindi il tempo va levato alla famiglia a volte. Meno male c'ho mia moglie che è molto paziente, mi sopporta, e anche mia figlia. Quindi gli faccio una dedica in diretta a sua moglie. Cosa devo dire? Grazie Eli per la pazienza che tu hai con me e anche a te Chiara. Allora.
per il Rione sulla Valle Massimiliano Peri. Per il Rione Pompi Giacomo Di Natale. La classica Robérica Salguidi è ormai un fiore all'occhiello del ciclismo giovanile italiano ed è destinata a collocarsi tra i trofei più ambiti anche oltre i confini nazionali. Una gara emozionante, coinvolgente, che non ha tradito le attese dei tanti appassionati che si sono accalcati lungo il percorso per osservare da vicino i futuri campioni del ciclismo. Ancora una volta un plauso è dovuto alla polisportiva Mille Luci Ciclismo per l'organizzazione e il tracciato in vero tecnico che si è snodato in un circuito lungo ben 81 km e che ha visto i giovani atleti, la gara era riservata alla categoria allievi, cimentarsi sull'asfalto, su strade bianche e attraversando il bosco della Mangia di Quarrata, quale perfetta emulazione della foresta di Arenberg. Senza fare retorica stucchevole, Franco Ballerini sarebbe stato orgoglioso di questa magnifica gara che ha impegnato allo spasimo 115 partecipanti, di cui soltanto un 32 l'hanno portata a termine. Chiudiamo qui i nostri commenti per andare con il sonoro originale alla volata finale. Ballerini seconda posizione, Bastini in terzo, la scivolata che sono toccati, per fortuna sembra senza conseguenze, se non a rammarico e rabbia per il secondo e il terzo classificato. Piano, piano, piano Ugo! Non è basta nulla, Un po' di ispirazione basta. Senta, mi scusi, ma com'è successo l'incidente? Innanzitutto noi stiamo parlando col signor Ballerini Mattia. Ballerini, cos'è accaduto di preciso? È girata la curva purtroppo con l'altro atleta per giocarci la seconda posizione, è iniziato a venirmi addosso e toccandoci ci siamo agganciati e siamo cascati tutti e due. Porta dei segni abbastanza evidenti della caduta. No, dai, sono soltanto escoriazioni, non c'ho nulla di grave, quindi... Rimpianti per la gara? Rimpianti per la gara, peccato perché ho fatto un errore in volata, che non sapevo quanto mancava alla fine e quindi ho sbagliato a non anticipare, e quindi complimenti a Manu per la vittoria. La ringraziamo, buona serata. Della vincitore Emanuele Micheli, è stata una gara eliminazione nel vero senso della parola. Sì, siamo partiti abbastanza forte subito nel primo tratto, poi abbiamo rallentato un attimo, siamo entrati subito nella foresta della Magia dove hanno aumentato e chi è davanti è riuscito a fare la differenza, siamo rimasti in 4-5, poi siamo andati di comune accordo sempre, siamo riusciti a guadagnare e andare d'accordo, siamo qua a un certo punto, un ragazzo accorato, un altro preso avanti, siamo rimasti in 3, abbiamo comunque deciso di arrivare all'arrivo tutti insieme e è andato bene. Dai. Andiamo al primo cittadino di Serravalle Pistoiese, che intanto sta aiutando il presidente Ginanni a sistemare il podio, intanto mi guardo intorno per vedere se arriva Baccin, ma non lo vedo. Allora, ci siamo un po' ripresi, diciamo, dallo shock dell'arrivo, perché eravamo pronti a gustarci questo finale. Ci ha un po' spiazzato questa caduta nel finale, ma è il ciclismo. Se no ci ha spiazzato e ci ha detto bene, perché su questo domani ci sono troppi sventuri. No, comunque va bene, il ragazzo è arrivato. Complimenti al primo, abbiamo visto che è sempre una gara, bella gara. Polvere, il caldo, questi ragazzi sono favolosi e quindi continuiamo così. L'importante è andare tutti d'accordo e lavorare insieme.
e che non ci sia sempre il vivaio, perché avanti e gli atleti, senza vivaio non si va da nessuna parte, io l'ho sempre detto, ora lo sai, tra un paio d'anni. Tra un paio d'anni in Ugo qui scade il mandato, ci sono, no. ci sono delle promesse fatte in chiesa, quindi tutti ce lo ricordiamo questa cosa, perché ormai è stata detta più volte, però ben vengano società come quelle della Milus. Certo, time after time I've done my sentence but committed no crime. Chiara consegna i fiori al terzo classificato insieme al bacio al dito. Seconda posizione per Mattia Ballerini. L'atleta sale sul secondo gradino del podio, avanti Samaritani la tirata. Rachele a consegnare i fiori, Aurora a consegnare i fiori. E anche in bacio, l'applauso però ve lo chiedo per il vincitore della 73ª Coppa Gruppi di Casalguidi, 13ª a Roubaix, Franco Ballerini, Emanuele Micheli, la prova del numero 3 Tempoli, ottava formazione stagionale, i fiori da parte di Chiara insieme alla Bacio. Abbiamo provato a consegnare anche dal sindaco di Serravalle, Chiara Leonardi, il trofeo al vincitore, che è il blocco originale di Roubaix. Primo cittadino di Serravalle Pistoiese, eccolo qua. Adesso ci mettiamo tutti accanto al podio, perfetto così, anche per Emanuele Micheli, l'avevate già fatto. Eccolo qua il podio con Emanuele Micheli del Velo Piatento in prima posizione, Mattia Ballerini in seconda e terza posizione per Alberto Mattina. Questo in accordo.
l'occasione di invitarlo in questo disco, a parte il contributo immenso che ha dato al disco, ci ha anche permesso di ritrovarci spesso a suonare insieme. Per me è un piacere immenso perché è un amico grandissimo e un musicista straordinario che vorrei chiamare subito sul palco. Si chiama Nico Gori. Nico Gori, al sassofono. Grazie ancora per essere qui e tanti complimenti a Carlo Gori, il tuo compagno bellissimo, che ha fatto un concerto fantastico. Grazie ancora, buona sorte, ancora un po' di stile. Vice Sindaco Gorbi, buongiorno. Buongiorno. Allora, siamo in via del Redolone, in un'area dove, leggendo i giornali, osservando le TV locali e anche i social, sembra che debba sorgere uno stabilimento della Fendi, un nome che non ha bisogno di presentazione. Beh sì, Fendi è un brand della moda conosciutissimo, italiano, anche se ora acquisito da un gruppo di proprietà francese, LVMH, no? Che è un gruppo, il gruppo Louis Vuitton sostanzialmente, e un marchio sicuramente molto conosciuto nel mondo della moda che ha scelto Serravalle Pistoiese per ampliare le proprie attività nel territorio regionale della Toscana, appunto. Ecco, ma com'è accaduto che un nome, un'azienda a livello mondiale come Fendi abbia posato gli occhi su Serravalle Pistoiese? Beh, dunque, la storia si potrebbe dire è lunga e breve al contempo. Lunga perché bisogna avere un'amministrazione che come dire, pianifica lo sviluppo del territorio pensando anticipatamente, prima ancora che si presentino le occasioni, a quello che potrebbe essere appunto la crescita industriale, produttiva, di ricchezza, di lavoro del territorio. E quindi noi avevamo già inserito nel piano strutturale già da qualche anno lo sviluppo di quest'area, appunto quella di Via del Redolone, per far crescere il numero delle aziende. Non avevamo in mente Fendi, ovviamente, avevamo in mente comunque una crescita del numero delle aziende, diciamo così.
Poi esiste una struttura che in Toscana si chiama Invest in Tuscany, che è creata dalla Regione Toscana, che mette in collegamento le amministrazioni locali con i grandi gruppi industriali e produttivi internazionali. E noi abbiamo approfittato di questa struttura per entrare in contatto con tutta una serie di soggetti, tra i quali Fendi, che poi è rimasto attratto, diciamo così, dall'area di sviluppo di Via del Redolone e dalla competenza e anche dalla velocità di risposta da parte dell'amministrazione comunale. Una domanda ricorrente, almeno qui per quanto riguarda i cittadini, è che tutto questo determinerà un aumento di lavoro e quindi anche delle probabilità che molte persone residenti a Serravalle Pistoiese possano essere assunte. Quali sono le modalità e i protocolli affinché questo si realizzi? Certo, ancora non è definito. Fendi ha intenzione di assumere senza dubbio 200 e più persone per questo stabilimento che sorgerà qui appunto in Via del Redolone. Ci saranno una serie di selezioni e poi soprattutto Fendi farà una serie di corsi per preparare le persone a realizzare quello che è il lavoro di produzione di Fendi, appunto, che è un lavoro di produzione di articoli di alta moda. In particolar modo qui si svilupperà il settore della pelletteria, quindi cinture, borse, scarpe, eccetera. È evidente che probabilmente professionalità già preparate sul territorio ce ne saranno poche o addirittura pochissime, ma siccome i posti di lavoro sono tanti, Fendi, prima ancora di aprire lo stabilimento, inizierà a fare dei corsi. Quindi nel corso del 2024 ci sarà lo sviluppo di questa selezione e preparazione del personale. Ecco, ma nel frattempo, per chi fosse interessato, deve iscriversi in qualche social? Che cosa deve fare? No, ancora no, deve avere pazienza per aspettare l'inizio dell'anno, perché le procedure dal punto di vista urbanistico si concluderanno, come abbiamo assicurato a Fendi, entro la fine di novembre del 2023, e quindi dopodiché loro presenteranno il progetto di realizzazione che stanno già preparando di questo stabilimento, e allora lì cominceranno, avendo una data, come dire, di inaugurazione fissata nella mente degli amministratori, dei dirigenti di Fendi, inizieranno quella che è la selezione del personale. Mi permetta di approfondire l'argomento, ma che ruolo ha avuto l'amministrazione di Serravalle Pistoiese in questa situazione, insomma, per attirare Fendi qui a Serravalle? Ma rispondo dicendo questo: gli amministratori, mi faccia dire con un po' di presunzione, saggi, devono saper cogliere le opportunità, saper dialogare con dirigenti di aziende anche così importanti, e devono far vedere che sono preparati, pronti, disponibili, disponibili ovviamente nei termini di legge, ed anche veloci nel dare le risposte. Abbiamo garantito queste cose a Fendi e Fendi ha capito che da Serravalle Pistoiese avrebbe avuto delle risposte positive. Tengo a precisare che non eravamo l'unico comune della Toscana in gara, diciamo sì, agli occhi di Fendi. Fendi ha dialogato con amministrazioni anche ben più grandi di Serravalle Pistoiese in termini di popolazione, in termini di importanza, diciamo così, anche capoluoghi di provincia, però poi alla fine ha scelto Serravalle. Evidentemente ha visto in Serravalle, negli amministratori di Serravalle, qualcosa che non ha trovato da altre parti. Ecco, la zona del Redolone si presta a questo tipo di insediamento commerciale. Alle sue spalle è per caso proprio l'area dove sorgerà lo stabilimento Fendi? Sì, esatto, l'area è proprio questa che si vede dietro le mie spalle, in questo terreno attualmente vergine, diciamo così, dove appunto sorgerà lo stabilimento. Ma l'area del Redolone è interessante per le aziende perché è un'area ben servita soprattutto dal punto di vista logistico, perché siamo a 4,5 km dall'ingresso dell'autostrada Firenze Mare, la A11, che ricordo ha in programma quella che è la terza corsia. Cioè presto, nel giro di qualche anno ovviamente, noi vedremo Pistoia-Firenze, il tratto Pistoia-Firenze è composto da 3 corsie, quindi quando si arriva a Firenze poi si sa che ci si innesta nella 1 e quindi siamo collegati con tutto il nord Italia e con tutto il sud Italia. Ma in un futuro più o meno prossimo vedremo anche altre aziende interessate a quest'area? Ci sono in questo momento dei pourparlers con altre aziende importanti, sempre del settore della moda,
un po' come eravamo, come dire, 3-4 mesi fa, nella situazione che poi ha portato a una conclusione felice con Fendi. E in questo momento non è opportuno ovviamente fare i nomi di queste aziende, ma abbiamo buone speranze che Fendi non rimarrà l'unico brand della moda presente nel nostro territorio. Vice Sindaco, abbiamo citato i social e mi permetta di planare su questo argomento, proprio sulla sua presenza e mi permetta il suo modo di replicare e di rispondere a molti cittadini, diversamente da altri suoi colleghi dell'amministrazione che a volte sono completamente assenti. La domanda è questa, non le pare in certe circostanze di essere quasi aggressivo nelle risposte? No, aggressivo spero di no, perché io cerco sempre di rispondere con educazione. È evidente che mi aspetto anche dagli altri educazione. Io sono così nella vita, i social sono solo un pezzettino, una fettina della vita. Io anzi uso i social per comunicare con più gente possibile, dopodiché però mi trovate anche per strada, nelle piazze, perché in realtà la comunicazione deve essere prima di tutto a quattro occhi, quindi deve essere vissuta, diciamo così. Dopodiché i social sono un aiuto, io cerco di rispondere sempre a tutti per essere chiaro, se si dice dei sì bisogna spiegare perché si è detto sì e se si dice dei no bisogna spiegare perché si è detto no. Mi permette di insistere, guardi che è opinione abbastanza diffusa quella che dice sì, il governo è una persona preparata, molto preparata, ma ha un modo di fare a volte indisponente. Lo dicono chi mi conosce poco. Ci saranno altrettante persone, glielo posso garantire, che dicono che sono la persona più gentile del mondo. Non è così, non sono la persona più gentile del mondo. Sono gentile con chi si comporta educatamente con me. Io sono educato con gli educati. Sono più, resistente, diciamo così, con chi invece dimostra poca educazione. Come può... questa mosca che sta volando. Esatto, su di questa mosca è noiosa e io reagisco ovviamente stizzito. Ad altri tipi di mosche. Esatto. La buona educazione, la critica è sempre accettata. Purché sia detta con buona educazione, non facciamo le cose, anche quando sbagliamo, non lo facciamo per dispetto, lo facciamo perché siamo umani, siamo fallibili, tutti quanti sbagliamo. E allora la critica si deve accettare, è giusto accettarla. E io insisto ancora, Vice Sindaco, perché lei ha ottenuto quasi 500 voti alle ultime amministrative. Ebbene, c'è chi dice che se fosse un po' più morbido, più pascioso, avrebbe ottenuto maggiori consensi. Sarei più falso, non sarei vero. Io ho preso i voti da persone che mi conoscono, che hanno capito come sono evidentemente, che hanno riposto in me la fiducia. Se facessi l'amico di tutti, probabilmente otterrei 600-700 voti, ma non mi interessa, sarebbe solo una soddisfazione per il mio ego personale, no? Dire che ho preso più voti. L'importante è amministrare bene, indipendentemente dai voti che si prende, cercare di fare il meglio possibile, cercare di avere un dialogo costruttivo con i cittadini. Quando il cittadino dice che facciamo apposta, ieri un cittadino mi accusava di una perdita dell'acquedotto di Prato e quindi che io avevo avuto del coraggio a scrivere che bisogna risparmiare l'acqua. Io non sono responsabile delle perdite dell'acquedotto di Prato e comunque questo non cambia, anche se ci sono delle perdite, che bisogna essere responsabili verso l'ambiente. Io ho invitato questo. Lei ha detto che è importante amministrare bene. In questi due mandati, di cui lei è colonna portante della Giunta, ha qualcosa di cui rimproverarsi? Vorrei aver fatto molto di più. Non sono colonna portante, siamo tutti colonne portanti, però vorrei aver fatto di più. Io ho sempre l'ambizione personale, per natura mia, che se riesco a fare 8 vorrei fare 10, se riesco a fare 10 vorrei fare 12. Quindi so che questo è un comune che era stato abbandonato per tanti anni da chi amministrava. Ci sono tante situazioni da sistemare, vorrei averne sistemate ancora di più di quelle che abbiamo sistemate. Certamente c'è una situazione non semplice, perché le cose da fare sono tantissime e bisogna cominciare da una parte e arrivare piano piano dove si può arrivare. Allora non ci resta che augurarle buon lavoro. Grazie, grazie mille.